Bentornato a questo appuntamento quasi quotidiano, caro osservatore del cielo. Nell'almanacco astronomico scopriamo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare lassù. In particolare, in questo video, parleremo principalmente della congiunzione tra Venere e le Pleiadi. Oggi è venerdì 3 aprile 2020, quinto giorno della 14ª settimana, 94esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.943. Il transito del Sole al meridiano oggi arriverà alle 13.17 e solo dopo 12 ore e 53 minuti dall'alba, alle 19.44 per la precisione, la nostra stella ci lascerà, andando a scaldare e illuminare altre terre. La Luna invece inizierà a farci compagnia dalle 13.52. Le protagoniste di questo tramonto sono sempre loro, la Luna e Venere. Quando il Sole cala sotto l'orizzonte, la Luna, nella fase gibbosa crescente, sarà visibile quasi a sud-est nella costellazione del Cancro. A ovest, circa dove tramonta il Sole in questo periodo, c'è la nostra amica Venere, bella e brillante, che su questo canale stiamo seguendo da qualche mese a questa parte. Se la osservate mezz'ora, tre quarti d'ora dopo il tramonto, la troverete ancora bella alta in cielo. Nella notte tra oggi e domani, la dea della bellezza incontrerà le Pleiadi. Si dice che Venere e le Pleiadi sono in congiunzione. Se avete un telescopio e una macchina fotografica con un buon obiettivo, potete cercare di osservarli o fotografarli. Però sarà appagante anche la visione a occhio nudo se il cielo sarà limpido. In alcuni video precedenti abbiamo visto come trovare le Pleiadi usando le stelle più luminose. Stasera sarà molto più facile perché basterà alzare gli occhi al cielo verso ovest e cercare l'astro più luccicoso, la splendente Venere. L'unico problema è che man mano che calerà l'oscurità, Venere e le Pleiadi si avvicineranno all'orizzonte, diventando sempre più difficili da osservare. Quindi dobbiamo cogliere l'attimo. La notte astronomica comincerà alle 21.26, il che vuol dire che da quest'ora la luce del Sole non disturberà più le osservazioni, mentre Venere e le Pleiadi tramonteranno verso le 23.30. Quindi il periodo migliore per guardare la congiunzione sarà tra le 21.30 e le 22.30. A quest'ora il cielo sarà abbastanza scuro da rendere perfetta l'osservazione del cielo. In realtà perfetta fino alla curva, perché stasera ci sarà anche una bella luna pienotta alta in cielo, ma tentar non nuoce. Le Pleiadi sono un ammasso di un migliaio di stelle che si trova nella costellazione del Toro, che però a occhio nudo se ne possono vedere solo 5 o 6, le più brillanti. Queste 5 o 6 stelle formano una figura di un piccolo carretto che oggi ospiterà la dea della bellezza. Le Pleiadi sono stelle giovani con un'età stimata intorno ai 100 milioni di anni e quelle che vediamo a occhio nudo sono oltretutto le più massicce del gruppo, quelle che in un futuro non molto lontano astronomicamente parlando moriranno prima delle altre. Come abbiamo già detto, la notte astronomica inizierà alle 21.26, 10 minuti dopo alle 21.36 il nostro satellite naturale, la Luna, nella costellazione dei Gemelli passerà al meridiano illuminata al 75%. Domani 4 aprile alle 5.08 minuti la notte astronomica finirà e dopo pochissimo alle 5.09 minuti la Luna tramonterà. Tra le prime luci del crepuscolo, verso sud-ovest, potremo scorgere Giove, che è l'astro più brillante. Alla sua sinistra c'è Saturno e ancora più sinistra Marte, che spedito si allontana dal duo dei pianeti giganti. Il Sole domani sorgerà alle 6.49, portando un po' di luce e tepore nelle nostre case. Io sono Luca e vi saluto e vi ringrazio per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di mettere un like e iscrivervi al canale. E come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.